Buongiorno amici, buongiorno amiche. Qui abbiamo l'MSX già recensito su questo canale che attualmente a mio parere è il miglior dongle Android Auto Wireless su Amazon, presente su Amazon. Mentre qui abbiamo uno che gli assomiglia, diciamo. È sempre una pennetta USB. Questo funziona anche con CarPlay Wireless, ma anche chiaramente con Android Auto Wireless. Per utilizzarli entrambi dovete avere nella vostra automobile la predisposizione ad Android Auto via cavo. Con l'utilizzo di lui o di lui, la vostra connessione Android Auto da via cavo diventerà wireless. Come vi dicevo, in questo momento io sono collegato Android Auto Wireless con il mio Samsung che ha Android 14. È qualche giorno che lo provo, mi trovo molto bene e mi sento di consigliarvelo. La cosa strana è che lui nelle istruzioni non ha gli aggiornamenti OTA. Io ho provato a connetterlo all'IP che di solito uso per questi dongle per avere gli aggiornamenti OTA ed effettivamente mi rilevava il dongle, però non sono riuscito a fare l'aggiornamento OTA perché non c'era la funzione switch peer-to-peer. Ho provato anche con diversi browser, ma non sono riuscito. Potrebbe essere un limite mio. Potrebbe essere che non sono supportati attualmente. Io, per i più curiosi, vi metto in descrizione video l'IP che ho utilizzato per vedere gli aggiornamenti OTA, però non sono riuscito a farli. E vi ripeto, nella confezione, nelle istruzioni non sono presenti, ma secondo me un modo per farli c'è. Tutto ciò premesso, gli aggiornamenti OTA non vi servono perché lui funziona bene, almeno sulla mia Audi. È molto veloce a collegarsi quando salite in auto e quando scendete e risalite si ricollega facilmente. La linea è stabile, non cade, è carino da vedere, è piccolino. Quindi, a parità di prezzo, prendete lui perché è un best buy, perché ha gli aggiornamenti OTA. Se però costa meno, potete anche prendere tranquillamente questo. Io vi metterò il link in descrizione video perché anche lui funziona molto bene, ha una forma carina e vi ripeto, non mi ha dato problemi, quindi non me la sento di sconsigliarvelo. Sapete voi che io sono sincero, se un dongle non mi ha funzionato bene, ve lo dico, questo qui funziona bene. Quindi per ora vi saluto, vi metto in descrizione il link all'acquisto su Amazon e anche l'IP per fare gli aggiornamenti OTA o quantomeno per tentare di farli. Ciao!